Vogliamo concludere questo 2017 condividendo l'amore di Dio che trasforma le vite affinché queste dimorino nella speranza. Questa è la nostra visione, che anima e orienta 300 progetti su 16 nazioni. Per anni abbiamo sperimentato un enorme sviluppo delle chiese in Cuba. Un numero incalcolabile di comunità sono state fondate, mentre continuiamo a sostenere centinaia di church planters che con passione continuano a lavorare affrontando qualsiasi sfida. Una delle attività che abbiamo maggiormente a cuore è quella in favore dei bambini. In India sosteniamo 14 case famiglia. Tramite il programma Latte e Uova, 900 bambini con le loro mamme, provenienti da 16 differenti villaggi, ricevono latte ogni giorno, più un uovo due volte a settimana. Questo programma aiuta a combattere la malnutrizione ed è parte del progetto di missione integrale. Nella regione abbiamo già fondato 400 chiese. Un aspetto molto importante nello svolgimento di questa nostra attività consiste nella capacità di valorizzare coloro che sanno costruire dei nuovi locali. Per 30 anni Adrian Campero ha lavorato con i Quechua in Perù. 60 chiese sono state stabilite nel passato e ultimamente abbiamo avviato altre 50 comunità. Nel 2017 è stata inaugurata la nuova scuola biblica Quechua, dando avvio ai programmi didattici. Stiamo sostenendo le persone povere e malate, offrendo loro assistenza sanitaria. In India e in Sierra Leone migliaia di persone sono potute tornare a vedere grazie agli interventi chirurgici effettuati. Nel nord del Camerun, IBM International è presente con 7 presidi medici. Dallo scoppio dell'epidemia di Ebola abbiamo investito ingenti somme di denaro in Sierra Leone per provvedere cure e sostegno materiale alle famiglie colpite. In Turchia 8 chiese sono state stabilite. Attraverso il nostro servizio ora stanno offrendo assistenza ai rifugiati che provengono dalla Siria, dall'Iraq, dall'Iran. Grazie per il tuo aiuto. Continuiamo insieme a condividere l'amore di Dio che è in grado di trasformare le vite ed illuminarle di speranza.